posso crederci. Che mi sono fatta lui addosso. Non abbiamo più nulla. Vieni qua. Non allungiamo basta. Vedo molto bene che sei. Allora guarda, noi abbiamo fatto un quadernetto. E poi c'è questo. Poi c'è questo. E quella è la storia di Halloween. La storia di Halloween. Eh sì, questo è il primo esercizio di inglese. Ok, ma io bevo il mio frappuccino al biscotto. Anch'io. È quasi finito. Io ma non c'è, mi devo muovere. Allora, leggiamo la consulta. Allora, guarda il quaderno blu, eh. Allora, guarda che bella. Grazie. E qua abbiamo fatto da soli e ho fatto tutto che ho letto. Allora, guarda, che carino, cos'è? Noi dobbiamo imparare belli questi compiti. Noi dobbiamo imparare la C con la E. I. C'è un errorino. Qua dovevi mettere papà, smettila, dai! Papà, basta fare i scherzi! Sei divertentissimo! Noi abbiamo perso anche qua, perché era una sfida. Guarda, cosa che è perfetto! Papà, ma la vuoi smettere? Allora, ma che cosa fa papà che papà non c'è neanche, non può fare la spesa? Per stasera. Vabbè, ma sono la mamma, dai. Ma che mamma? Che mamma è andato con papà? Ma chi è? Ludo, ma io ci siamo da sola a casa, però. Ludo, io ti siamo da sola a casa. Non può essere Barba Lunga. Non può essere Samara. Ludo, dammi il bastone. Ma che bastone? Dammi qualcosa. Cosa? Che? Anzi no, io sono pronta con il mio quaderno. Sono pronta con il mio quaderno. Stai ferma. Dai. Facciamo? No! Chi è che c'è? Basta, io direi di andare a controllare. Anzi no, l'opzione corretta è... No, allora facciamo fare. Facciamo un shot. Grazie! Ma che è una banda, non ho capito. Basta! Udo, è il caso di andare a vedere chi è? Ok, ma vai avanti tu. Vai avanti tu. No! Vai avanti tu. No, avanti tu. 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 Prima le grandi signore. Vai, prego. Ah, simpatica! No, invece andiamo insieme! No, vai prima tu. Bando le ciance. Andiamo. Scendi, muoviti. Su, Ludo, muoviti. Ok. Ho paura. Ha rotto. Guarda, non so farci prendere qualche altro colpo. Ha rotto qualcuno. Quindi che aspetta. Non è che è Mr. Bo. No. Perché... No. Perché chi c'è? Scusami.
Aspetta, chi c'è? Perché c'è Mister... Oh, è Barbalunga, ma Barbalunga esce da questo portale. Leo, sei il nostro ometto di casa. Io prendo lui. E ci fa da cava. Da cava? Sì. E io prendo questo. Allora, prima... Scusatemi. Emissione. Vai. Innanzitutto per vedere se c'è qualche ostacolo sulle scale e mandiamo lui. No, mandiamo lui. No. Vai, orsetto! Ok. No, orsetto un po' più su per te di cortesia di mia... Addirittura pure il pattino! Ci ha ucciso i piedi! Dobbiamo mandare ancora lui su. Orsetto, vai a vedere! Così, dai, lancia. No, un po' più su. Abbiamo capito Dimmi un attimo. Che dovremmo fare con questa cosa? Abbiamo capito che questo affetto... Dammi sto... Oh, parliamoci. Io prendo Leo per fortuna. Va bene. E lo metto di casa. Io non voglio guardare. Io salgo. Salgo. Mi sono fatto le mie addosso. Che ridi? Aspetta, capita. Che mi sono spaventata per quello. Guarda, non lo nomino nemmeno. Vabbè, dai, che arrivo. Non posso crederci che mi sono fatta lui addosso. Ara, ma che fa? Ma che ce ne importa della tua pipì? Andiamo a vedere quello lì che sta facendo, se sta ancora ballando oppure se sta rompendo qualcos'altro. Basta! Non pensiamo alla pipì! Pensiamo a chi si nasconde sotto quel mantello! Finalmente l'hai capito, Maronna! Ci voleva così tanto! Anche perché, visto che ha una barba molto lunga grigia, non è che è un po' anzianotto quel barba lunga? Vabbè, in ogni caso andiamo... Sbaglio il film proprio Buon Natale. Scendi. Ho paura. Scendi. Ma scendi giù. Ma... Amore, vuole anche venire in braccio. Amore, vieni. Vieni. Mantieni. Vieni qua. Vieni qua. Anche il collo. Ludo il collo. Leo, su. Tu vai avanti, Leo. Come? Leo, ti ho detto di andare avanti. Leo, devi andare. Girarti e devi andare avanti, ok? Guarda dritto, Leo. Stai cadendo? Ok. Non devi ridere. Leo, vai avanti. Guarda, Leo è il primo con me. È arrivato il momento di scoprire chi è Barbalunga! Udo, non possiamo fermarci a ogni rumore che fa quel brutto stupidino. Sembra Babbo Natale che sta cantando i regali! Ma sta cantando una canzone di Natale o sbaglio? Auri, e se ci fa un incantesimo? Ma la cosa più strana è se lui esce da questo portale, perché si trova su? Allora, forse perché è su, perché
Cioè, no, aspetta un attimo, questo è caduto, si è fatto male 840.000 volte, ma sta bene. Non abbiamo più paura di te. Ricordati, Barba Lunga, che noi siamo Aurora e Ludovica e non ci arriviamo mai. Noi siamo gli unicorni, grande esercito nel cuore. Adesso ci fa paura. Tocca a noi. Venite, capitano, venite. Ferma! Pensare prima di agire, se ci fa qualche incantesimo. Oggi lo vedo stranamente felice. Andiamo. Noi siamo Aurora e Ludovica. E non ci arrendiamo mai. Oh, andiamo. Aurora, perché? Perché? Ma non lo vedo. Oh, ho paura! No, noi siamo Aurora e Ludovica. Dammi la mano, noi abbiamo salvato Maya. Abbiamo salvato Leo, abbiamo salvato i nostri cugini, abbiamo salvato nostra mamma, nostro papà. Adesso tocca mascherare Barba Lunga. Sì, però questa volta ho leggermente paura. Ci sono io con te, Auri. Sempre, per sempre, unite. Ok, andiamo, io vado prima avanti perché tu sei una fifona, sei proprio... No! Sì, però con i piedi dobbiamo fare silenzio perché lo dobbiamo togliere il cappuccio. Dammi la mano, sempre unite e dobbiamo sempre affrontare le cose unite, insieme. Ok. Ho paura. Ah. Andiamo. Non lo voglio mai più sentire questa frase, ho paura. Aurora, la nostra cosa più importante che noi dobbiamo tanto fare è prendere il bastone, così non può fare più magia, così lo impoplitizziamo e possiamo... Così poi possiamo togliere il cappuccio tranquillamente. Sono geniale. Non ho capito il diavolo. Tranquillamente. Vabbè, comunque. Tranquillamente. Però, ragioniamo un attimo. Perché si è messa a ballare così? Forse perché si vuole attirare su. Infatti si è messo anche a lanciarci i vestiti, tovaglie. Non capisco. E anche ha cercato anche di farci male con quel pattino. Sì, ma dobbiamo fare presto, se no lui se ne va con il suo bastone. Hai ragione. Vai avanti tu. Guarda che io ho fatto karate per un milione di anni. Siamo giunti qui. L'ultimo due scale. Sto buio qui. E ci fate qua, cammello! No, basta, fermo! Smettila! Vai via! Andiamo le porte! Vieni qua! Cari! Cari!
cane si è rotto, ma comunque funzionava. Adesso stavamo per scoprire chi è Barba Lunga. Oh no, Ludo. No, scusami, ma se il bastone lo abbiamo rotto. Forse perché abbiamo rotto solo poco, due e poi basta. Forse capisco. Forse proprio a metà la bolla la dobbiamo rompere. Perché... Ma ferma. Ma perché allora ci ha fatto venire qui sopra? Se pure si è scomparso. Cioè, ok, sì, lo stavamo per togliere, ma è scomparso. Ma comunque aspetta, ma non c'era nessuna trappola, non c'era nulla. Allora perché lanciarci i vestiti? Forse Barbalunga è buono, vuole solo giocare con noi. Quando ballava, noi ridevamo, perché comunque, insomma, faceva un po' ridere. Ballava? Eh sì, ci faceva un po' ridere. Però ci chiama gallinelle. Questo... Vabbè, ma in modo scherzoso. Anche io, tipo, ad esempio, a te ti chiamo patatina. Allora, scusa, che cosa c'è? Io ti chiamo un bel. Allora, allora perché ci ha lanciato quel pattino? Forse perché voleva giocare, ma forse... Forse perché... Doveva anche capire che il pattino faceva un po' male. Forse perché non capiva che cos'era quella cosa. Poverino. Però può essere... Non lo so, perché comunque è stato, cioè, non lo so, perché comunque ti ricordi tutte quante le cose che ci ha fatto? Ha trasformato la nostra casa in lava, cioè, ha fatto il pavimento in lava. Sì, ma quella era la prima volta, forse la sei confuso, poi ha scoperto che noi siamo brave. Che poi lui si chiama Gallinelle come Mr. Boo, non è che hanno un botto loro due, non ci ha fatto venire qua perché... Ah, non sto capendo.